Siamo con il mister Floro Flores della Frattese, mister sconfitta sul campo dell'Ischia de 1. La squadra era passata in vantaggio, poi ha subito un gol per, possiamo dire, un errore del portiere, poi non è mai riuscita a recuperare il gol dello svantaggio del 2-1 del secondo tempo. No, beh, l'errore del portiere succede, è un infortunio che purtroppo capita, è un peccato perché comunque è arrivato in una partita così importante, dove diciamo che comunque il primo tempo abbiamo giocato un buon calcio, poi il portiere, ripeto, ha fatto un infortunio, ma ripeto, fa parte del calcio, va bene, non è successo niente, rimane il fatto che l'amore in bocca di non aver portato nulla a casa dopo una prestazione così. Mister, in alcune fasi ho notato un fraseggio un po' lento della squadra, sempre dietro con lo scambio dei centrali e poi con Catinali che gestiva il gioco. Una Frattese che non riusciva a trovare tanti spazi, ma era un merito dell'Ischia questo o è un demerito della squadra? No, io ho visto un'altra partita, noi abbiamo visto due partite diverse, solo che giustamente ognuno analizza a modo suo. Abbiamo fatto una partita di possesso palla, abbiamo avuto sempre il pallino di gioco in mano, non mi sembrava mai di essere stato in difficoltà. Ripeto, se non succede l'infortunio probabilmente staremo qua a parlare di altro. Però ripeto, è calcio, fa parte del calcio e abbiamo trovato una squadra che si è difesa bene, è stato lì tutto il tempo ad aspettarsi e giocava sui nostri errori, che alla fine è arrivato. Una Frattese che abbiamo visto pure di nomi di categoria superiore, l'obiettivo è il campionato? Certo, è sempre l'obiettivo, è solo che quando arrivi a tre quarti di campo bisogna essere più concreti e fare gol. Quando non si fa gol poi dopo succede questo, perché comunque credo che, ripeto, al di là di tutto è stato un primo tempo che mi è piaciuto tanto, il secondo tempo contro una squadra come l'Ischia ci sta che soffri 20 minuti, fa parte del calcio e perdere così fa male, perché comunque, ripeto, non gli devo dire niente ai ragazzi, gli devo fare solo i complimenti e lavorare, lavorare e lavorare.